benvenuti a una nuova puntata di Voci di Valle, tutta dedicata all'attività di Società Nuova, anche e soprattutto attraverso il centro diurno di Agordo. Io sono Federico Bristot, il presidente della cooperativa sociale Società Nuova. Ecco, quindi? Io sono Marcon Anna, educatrice del centro diurno Altro Senso di Agordo. Ecco, il centro diurno ha sede a Belluno o qui ad Agordo? Abbiamo vari servizi come cooperativa, in particolare per quanto riguarda la disabilità psicofisica in età adulta. I nostri centri diurni sono uno a Belluno e uno ad Agordo. Quello di Agordo ha una sede nuova che è diventata operativa alla fine dell'anno scorso e che abbiamo inaugurato un mese fa. È stato il coronamento di, diciamo, un lungo percorso, perché questo centro è consolidato nel territorio e ha all'incirca 35 anni di anzianità. Ha già avuto due sedi in passato, questa è la terza e ci auguriamo l'ultima sede. Un posto che abbiamo fortemente voluto all'interno del tessuto cittadino, in modo tale da permettere a tutti gli utenti di essere sul territorio, di poter usufruire dei servizi, di fare passeggiate, di andare al mercato senza incontrare delle barriere, e le barriere a volte sono anche semplicemente i trasporti o la dislocazione di un servizio. Per questo l'abbiamo voluto nel centro città. I ragazzi presenti all'interno del centro diurno in questo momento sono 23, arrivano un po' da tutto il territorio del Agordino, arrivano alcuni di loro in autonomia, quelli che abitano ad Agordo o comunque che riescono ad utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, altri invece con dei pulmini che Società Nuova garantisce. Nel trasporto. Sono ragazzi con dei deficit, delle patologie che sono le più diverse, diciamo, quindi dal quoziente intellettivo, da tetraparesi, da sindrome di Down, disturbi della condotta, sindrome rare, eccetera. Diciamo che la nostra fatica forse più grande, la nostra sfida più grande è quella di riuscire a calibrare per ciascuno di loro un progetto personalizzato, in quanto non riusciamo a, non si può dare un pacchetto preconfezionato, perché ognuno di loro è diverso dall'altro e quindi ha delle capacità, delle risorse diverse e quindi anche dei bisogni diversi. Gli obiettivi per le persone inserite all'interno del centro diurno sono obiettivi che mirano all'inclusione sociale, all'autonomia e alla libera espressione di se stessi. All'interno del centro la persona viene accolta, vengono fatte delle proposte individualizzate, condivise con la famiglia e con l'US, perché ricordiamo che comunque sono tutte persone in carico all'ente che è l'azienda ULS. I lavori che si vanno a fare sono, e quindi gli obiettivi che si tendono a perseguire, sono relativi alla sfera socio-relazionale, alla sfera cognitiva, alla sfera motoria e delle autonomie che sperimentano qui e che poi possono trasferire fuori da qui nel contesto familiare o comunque amicale o del tempo libero. Se posso chiedere a voi, magari può succedere che voi riusciate a migliorare una persona affinché possa inserirsi nel mondo del lavoro? Quello, diciamo, reale. Allora, diciamo che le persone che iniziano a frequentare questo centro sono già soggette a una prima valutazione, nel senso che al termine della fase scolastica un'equipe di esperti decide, capisce se è possibile tentare già un inserimento lavorativo, tirocinio, eccetera, piuttosto che immaginare un inserimento presso i nostri servizi. Chiaramente non è che una volta scelto un servizio deve essere quello per tutta la vita, perché chiaramente le persone sono in continua evoluzione e crescita. I ragazzi che frequentano i nostri servizi, appunto, nel corso del tempo sviluppano nuove autonomie, crescono, maturano come persone, anche nella propria identità, eccetera, quindi in ogni momento è possibile immaginare che ci possa essere anche uno sbocco lavorativo. Per riuscire ad andare incontro alle esigenze di tutti, cerchiamo di
proporre diciamo vari gradi di inserimento lavorativo. Quindi ci può essere l'inserimento lavorativo della persona che ha le caratteristiche per riuscire a, diciamo, a avere un inserimento in azienda, per esempio, quindi un inserimento vero e proprio, come delle attività ibride, quindi o dei laboratori costruiti apposta che si pongono a metà strada tra un centro diurno e una ditta vera e propria, come un altro grado è quello del lavoro conto terzi che portiamo all'interno del centro diurno, quindi collaboriamo con delle ditte che ci affidano dei lavori da fare, generalmente di assemblaggio, e che portiamo all'interno del centro diurno. Questi sono connotati chiaramente dalle caratteristiche tipiche di un lavoro, quindi i ragazzi che si dedicano a questo tipo di attività lo fanno per sviluppare alcune caratteristiche come la capacità di concentrazione, anche una crescita nel senso di responsabilità, perché si lavora con diciamo materiale di una ditta che pretende comunque qualità, e è giusto che sia così. Quindi diciamo è una crescita importante, quella che porta anche nell'identità della persona che frequenta il centro, che si trova anche di fronte a un nuovo aspetto che è quello dell'identità lavorativa, che per tutti noi comunque ha sempre un forte ruolo, insomma, nella nostra crescita. Un aspetto importante dei nostri servizi è il rapporto con i familiari, perché le persone che seguiamo chiaramente hanno una famiglia dalla quale partono la mattina e tornano la sera, nel caso del centro diurno, e quindi la collaborazione è costante e tutto quello che viene fatto deve essere assolutamente condiviso e omogeneo. E l'importanza dei familiari è storica della cooperativa Società Nuova, in quanto i familiari sono da sempre anche soci della cooperativa, e non a caso attualmente su una compagine sociale di 400 soci, se quasi 200 sono lavoratori, più di 100 sono familiari, gli utenti che frequentano i nostri servizi, quindi è un rapporto molto importante. Nella realizzazione di questo centro un ruolo in primo piano hanno avuto innanzitutto il personale che ci lavora, personale e familiari dei ragazzi che frequentano il centro, per la pazienza che hanno avuto in questi anni, perché non è stato semplice trovare uno stabile che soddisfasse tutte le nostre richieste e necessità, e la disponibilità nel riuscire a riorganizzarlo e nel trasformare i punti deboli che è una struttura strutturalmente possiede in punti di forza, per cui sono riusciti a realizzare un centro che permette il lavoro anche in piccoli gruppi, in modo tale da riuscire anche a individualizzare l'intervento e a creare ambienti dove è più semplice per alcune persone lavorare. E quindi è stato un impegno davvero importante, notevole, ma l'entusiasmo che dimostrano qua adesso e che vedo nel centro, insomma, ripaga la fatica che abbiamo avuto in questi anni. Ecco, c'è una grande rilevanza ha avuto l'impegno e il supporto ricevuto dal personale del centro diurno, altrettanto è stato quello della cittadinanza, del tessuto cittadino, perché molti si sono dimostrati generosi e disponibili per quanto riguarda la realizzazione di questo centro, sia come cittadini che le associazioni del territorio. Lo hanno fatto in maniera molto discreta, non sono, diciamo, la Gordino non è una persona che si vanta, che vuole, mi sembra, apparire, ma contribuisce in maniera concreta, e questo l'abbiamo sempre incontrato, e l'abbiamo incontrato anche nella realizzazione del centro. Abbiamo avuto anche il supporto di alcune ditte, in particolare una ditta da fuori Belluno, tra l'altro, che però ha creduto in questo progetto e l'ha sponsorizzato con un importante contributo, quindi a loro dobbiamo solamente un grande grazie. Dobbiamo ringraziare chiaramente i familiari per il supporto che hanno dato, le istituzioni, perché il Comune di Agordo si è sempre dimostrato disponibile nel dialogo e ci ha sempre supportato, devo dire, ci ha sempre accolto. L'UIS altrettanto disponibile, con i responsabili appunto dell'azienda UIS abbiamo visionato vari edifici prima di questo, l'abbiamo studiato insieme, siamo cresciuti insieme, quindi devo dire che la collaborazione è assolutamente appagante da questo punto di vista. Speriamo sia anche per loro, ma
diciamo, c'è sicuramente una buona collaborazione, quindi ecco, di questo siamo soddisfatti. Diciamo che Società Nuova è sul territorio a Gordino da un bel po' di anni, si parla degli anni 80, quando il primo centro diurno è arrivato ad Agordo. Erano conosciuti come i ragazzi della pace e la sede era in via Garibaldi, successivamente poi trasferiti al pian terreno del polifunzionale, adesso Huasca, dove siamo rimasti per un bel po' di anni. All'inizio c'è stato un cambiamento anche nella tipologia di lavorazioni, in quanto comunque essendo cioè la presenza all'interno del centro di uno dei ragazzi deve essere funzionale a qualcosa, quindi negli anni ci siamo spesi per trovare, attraverso anche gli operatori sociosanitari che all'interno del centro, trovare delle attività occupazionali, attività espressive che possano sviluppare appunto le loro capacità là dove si possono sviluppare, oppure mantenerle. Ecco, quello su cui si tende a lavorare, l'educatore lavora sempre sulle risorse, quindi non guardiamo tanto al deficit, che quello c'è, però si lavora sui punti di forza, si vanno a potenziare i punti di forza, aumentare le loro capacità. Inizialmente sono stati conosciuti, diciamo, come ragazzi che lavoravano soprattutto il vimini intrecciati, penso che nell'Agordino tutti abbiano un cestino di vimini, la ceramica e la rilegatura, no? Gli inserti della famiglia cristiana venivano poi portati ai ragazzi per essere rilegati. Diciamo che poi negli anni questo tipo di lavorazione, per tutta una serie di motivi, per cui cambia anche la richiesta da parte del territorio, i vimini si faceva più fatica a trovarlo, la ceramica era un po' impegnativa per i tempi di cottura e quant'altro, e si sono specializzati più a Belluno su questo tipo di lavorazione, sono state sostituite con altro che si vedono all'interno del centro. Chiunque può venire a vedere il centro adesso che siamo un po' più liberi dall'emergenza, e vedranno i ragazzi impegnati in lavorazioni con la resina per la realizzazione di orologi, il fimo per piccole lavorazioni che vanno ad abbellire o vasetti o coroncine o cornici, lavorano poi molto la stoffa, sempre con l'aiuto degli operatori che li seguono e che danno loro dei consigli. Il terzo piano della struttura è adibito a palestra. È uno spazio che abbiamo tanto voluto, in quanto per i ragazzi è importante poter potenziare, migliorare i loro aspetti motori. Quindi vengono organizzati settimanalmente dei gruppi per i ragazzi in base alle loro, diciamo, abilità e risorse, quindi gruppo, chiamiamo chi svolge l'attività da seduti e chi in piedi, con l'aiuto di professionisti esterni, quindi la fisioterapia oppure l'attività di yoga, di ginnastica dolce o semplicemente quello che chiamiamo risveglio muscolare. Ciclicamente, quindi durante la settimana, sfruttano questi posti, questo luogo per seguire le attività e le abilità dal punto di vista motorio. Vediamo che la stiamo un po' alla volta attrezzando con delle chiclette da tavolo, con i tappettini, con i pesetti e poi pallone, palle mediche, eccetera. I ragazzi amano molto questo ambiente molto luminoso e confacente, diciamo, la loro fisicità. All'ultimo piano della struttura, uno spazio è dedicato all'attività che denominiamo assemblaggio. Alcune aziende del territorio, oggi in particolare la Blackfin di Taibung a Gordino, si affidano al centro diurno per delle lavorazioni. Vediamo qui impegnati alcuni ragazzi nell'attaccare delle etichette su delle bustine trasparenti. Le attività che svolgono sono le più variate e comunque tutte sono relative alla sfera, diciamo, lavorativa. Quindi i ragazzi che entrano in questo gruppo devono dimostrare delle capacità
capacità per stare in un contesto lavorativo, quindi prestare attenzione, rispettare i propri turni, un po' come fosse un vero ambiente di lavoro, anche perché poi questo tipo di lavorazione andrà nell'industria, pertanto viene chiesto una precisione e un dettaglio. Questo è molto gratificante, molto motivante per i ragazzi. Alessandro è il nostro artista che ormai da parecchi anni si sta cimentando nell'attività di collage e mosaico. Riprende dei quadri di artisti famosi, soprattutto diciamo contemporanei, che vengono poi trasferiti con il disegno su cartoncino e poi lui riprende i colori ritagliando con grande precisione e con grande pazienza, trova dai giornali le diverse tecniche, i diversi colori e poi va a riempire il disegno. Infatti nel centro di Urno potete vedere che ne abbiamo una serie di questi mosaici che in questo momento è solo Alessandro che fa.